centinaia di persone in marcia contro il degrado. Grande successo per la manifestazione organizzata da SOS Mestre. Il grido: Mestre, libera subito! Mattia Malgara, candidato sindaco di Venezia, afferma sì al referendum per la separazione del centro storico dalla terraferma. I cittadini devono scegliere. Grave incidente in località Stretti di Eraclea, in via Cadorna, frontale tra autovetture, coinvolti 4 mezzi, una donna portata all'ospedale in elicottero. Anatocismo, parla l'esperto, le percentuali delle imprese che hanno subito questo tipo di usura bancaria in Veneto è altissimo. Mannaia su Venezia, secondo la CGA negli ultimi 4 anni la città ha dovuto far fronte a tagli del 66% delle risorse. L'hanno aspettato fuori dal bar all'orario di chiusura, l'hanno assalito portando via l'incasso della giornata, paura per un barista di Eraclea. Inizia il campionato di basket, coach Recalcati carica i suoi per la partita di Avellino, la Reyer dice può fare una grande stagione. Una buona serata a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. È arrivato il grande giorno della manifestazione. Tutti i cittadini hanno manifestato per dire no al degrado e alla criminalità in città. Per essere, rischiano di essere rapinati da 4-5 delinquenti che vogliono impadronirsi della nostra città. Questo non esiste! È mia la città! È la nostra città! E nessuno me la può toccare! Centinaia di cittadini hanno preso parte al corteo organizzato dal comitato SOS Mestre per dire no al degrado, alla criminalità, alla mancanza di sicurezza. I cittadini sono stanchi perché abbiamo questi continui abusi di persone che chiaramente ne stanno comandando a casa nostra. Noi stiamo dicendo, i cittadini stanno dicendo, siamo stanchi, non ce la facciamo più. Vogliamo rimanere nella nostra città e io che ho anche due bambini, devo avere la libertà di fare una passeggiata per Mestre senza avere l'incubo che qualcuno ci possa fare del male. Siamo stanchi, ma soprattutto è ora che cambi qualcosa. Sono molto contenta di vedere che si inizia, che la gente inizia a manifestare contro questo degrado che è comunque, oltre di Mestre, ma è di tutto il Veneto in generale. I manifestanti si sono ritrovati nei giardinetti di Via Piave, uno dei luoghi simbolo di degrado e criminalità a Mestre, per poi raggiungere in corteo piazzale Donatori di Sangue e arrivare in piazza Ferretto. Presenti anche i rappresentanti sindacali delle forze dell'ordine. Ne abbiamo segnalato in 1000 salse. Speriamo che servano anche queste manifestazioni per almeno far capire che la gente è stanca e si deve vedere tutelata maggiormente. Come avete potuto vedere per i numerosi tagli che vengono operati alle forze dell'ordine, che ci troviamo quotidianamente in difficoltà appunto a fronteggiare queste emergenze di fronte a questo aumento appunto della criminalità che ci vede di fatto più indeboliti del solito. Prima che poliziotti siamo cittadini. E siccome la nostra città sta andando in un degrado assoluto, vogliamo anche noi unirci al gruppo di cittadini che cerca in tutti i modi di riappropriarsi di luoghi di aggregazione comuni che purtroppo sono in mano a bande di persone dedite alla delinquenza, allo spaccio di droga e quindi è giusto che i cittadini vogliano riappropriarsi delle loro piazze, delle loro strade e dei loro parchi. E tra striscioni e cori un messaggio per chi governerà la città. Premesso che purtroppo il sindaco se n'è dovuto andare a casa per i noti motivi, che il commissario deve fare altro, cioè tagliare soldi, spero che alle prossime elezioni chiunque si candiderà capirà che senza ordine pubblico a Mestre nessuno lo voterà, quindi vorremmo vedere le proposte per l'ordine pubblico nelle prossime candidature al sindaco di Venezia. E a proposito di degrado, ma anche e soprattutto di turismo selvaggio, domani sera su Rete Veneta alle 21.05 andrà in onda un film inchiesta prodotto da Rete Veneta dal titolo Assalto a Venezia. Ce ne parla il direttore Luigi Bacialli. Venice Land, Assalto a Venezia, questo è il titolo di una inchiesta, sarà la prima di una serie, io credo, di Rete Veneta. Un'inchiesta che abbiamo realizzato sull'arrembaggio quotidiano all'ex Serenissima. Abbiamo voluto far vedere quella che è la giornata dei veneziani, che devono vedersela con una massa enorme di turisti che arrivano nel centro
della città, prevalentemente a San Marco, però non abbiamo voluto fare un'inchiesta con la solita Venezia da cartolina, i gondolieri, i motoscafisti, San Marco appunto, piuttosto che proprio i punti nevralgici di questa città, l'acqua alta, i piccioni, insomma le solite cose a cui si dedicano i telegiornali nazionali. Noi abbiamo voluto farvi vedere quello che è un vero e proprio assedio quotidiano, là dove avviene, perché è questo che non vi mostrano, è questo che tengono nascosto all'occhio delle telecamere. Il Tronchetto è un'isola artificiale su cui arrivano migliaia di turisti ogni giorno, altri ne arrivano con gli aerei, attraverso il Ponte della Libertà con le auto, ci sono i grandi parcheggi, poi ci sono le grandi navi, ci sono i battelli, insomma è una vera e propria invasione che vogliamo farvi vedere ora per ora, in una giornata tipo proprio di settembre, quando la grande ressa delle grandi occasioni è già terminata, insomma a settembre si presume che il turismo vada scemando, invece no, rimane della stessa intensità. Quindi un documentario, un docufilm come si chiamano di questi tempi, dove vogliamo dare voce a tutti coloro che possono testimoniare di questa invasione brutale, barbara, con migliaia di persone che calpestano la città, con il turismo mordi e fuggi e con un'amministrazione locale che non c'è più, perché come sapete c'è il commissario, gli altri se ne sono andati ed è stata una fine ingloriosa e il bilancio è in profondo rosso, insomma sappiamo come hanno devastato Venezia sottraendo spesso soldi alle casse, come abbiamo visto in questi ultimi mesi con lo scandalo del Mose, con altre inchieste, e guardandosi bene dall'intervenire con misure, per esempio per regolare questo flusso enorme di persone. Pensate che l'UNESCO proprio in questi giorni ha emesso un bollino rosso, proprio come monito per la situazione di Venezia, e il rappresentante nel Veneto dell'UNESCO ha raccontato come fosse stato addirittura sfrattato dal suo ufficio dove aveva aperto l'ennesimo fast food. Allora grazie per l'attenzione, vi ricordo domani sera alle 21.05 non perdete questo appuntamento che interessa non solo i veneziani ma tutti i veneti, Venice Land, assalto all'ex Serenissima. Ma continuiamo a parlare di Venezia e di terraferma, perché restituire la laguna ai veneziani e la terraferma ai mestrini è quanto dice il candidato sindaco Mattia Malgara, intervenuto durante un incontro al Centro Culturale Candiani per discutere del referendum sulla separazione. Bisogna restituire la laguna ai veneziani e la terraferma ai mestrini. Poche parole, ma che non lasciano dubbio o fraintendimenti. L'imprenditore veneziano candidato sindaco Mattia Malgara si è espresso sul referendum per la separazione di Venezia e Mestre durante un incontro organizzato al Centro Culturale Candiani a Mestre, al quale hanno partecipato i più noti sostenitori referendari, come Sitranchia, Romanni, Venturini, presidente della municipalità di Mestre Carpenedo, e Stefano Zecchi, già consigliere comunale. Io vivo Mestre l'80% del mio tempo, della mia infiltrante campagna elettorale in mezzo alla gente, perché tanto uno Venezia la conosco, i problemi pure, e quello che ovviamente Venezia oggi non ha bisogno di avere qualcuno che cammini in mezzo alla strada, ma ha bisogno di avere manutenzione. Mestre ha bisogno di avere un sindaco, e in qualità di tale io sarò uno di quelli che sposterà il tempo della qualità del sindaco su una centralità del comune e anche della residenza del sindaco tale a Mestre. Parliamo di tasse comunali. Tra le grandi città dove si registrano quelle più elevate ci sono Bologna, Roma, Bari e Genova. Questo quanto emerge dall'ufficio studi della CGA, che ha calcolato il prelievo che una famiglia tipo di 3 persone dovrà subire quest'anno per il pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti, della TASI, il tributo sui servizi indivisibili, e dell'addizionale comunale IRPEF. Il forte aumento della tassazione comunale registrato negli ultimi anni, dice Bortolussi, è da addebitare in particolar modo ai pesanti
pesantissimi tagli ai trasferimenti che lo Stato centrale ha praticato nei confronti degli enti locali. Tra il 2010 e il 2014 i sindaci di Bologna, Roma e Bari hanno subito una sforbiciata delle risorse del 48%, Milano del 63%, mentre per quanto riguarda Venezia addirittura del 66%. E parliamo ora invece di anatocismo, tutte le imprese venete sono a rischio. Facendo un'analisi sulla totalità delle aziende del Veneto, quante potrebbero essere colpite da anatocismo? I dati che abbiamo rilevato dicono che siamo sopra il 95%. Il Veneto, essendo una delle attività e realtà produttive più attive, è una di quelle che ha ricorso di più al credito in tutta Italia ed è lì che si annida l'esercizio dell'anatocismo, della parte dell'anatocismo e dell'usura. È una delle regioni sicuramente che è stata bastonata e tosata più delle altre. La quasi totalità delle aziende venete che hanno avuto la possibilità di accedere al credito bancario sono rimaste vittime di anatocismo. Ad affermarlo Serafino Di Loreto, docente universitario, esperto di temi finanziari, a margine di un convegno sul fenomeno dell'usura bancaria. Sono imprenditori che hanno versato somme importanti, soldi che però non dovevano restituire agli istituti di credito. La media del maltolto praticato dalle banche alle aziende è di un terzo rispetto a quello che le aziende hanno pagato alle banche. Faccio un esempio: se nel corso di un rapporto di 2, 4, 6 anni o 10 una banca ha percepito 90.000 euro, 30.000 non erano dovuti. Con una perizia si riesce a stabilire quanto le banche hanno percepito illegittimamente. Si tratta di cifre a molti zeri che consentono la sopravvivenza delle imprese interessate. Qualche esempio. Ma un'azienda 350.000 euro, un'azienda un anno e mezzo fa, e un'altra abbiamo bloccato 4 milioni e mezzo di rientro per cui non erano dovuti per accertata usura su un importante leasing. Le banche, una volta scoperte, rischiano grosso e quindi preferiscono transare. Il codice penale prevede condanne che possono arrivare fino a 6 anni di reclusione. Penso che più che truffati ci sentiamo delusi. Perché noi avevamo impostato i nostri rapporti con le banche in modo trasparente, fidandoci, firmando le carte, dando le fideiussioni, ipotecando le nostre proprietà. E poi alla fine invece ci ritroviamo che tutto questo è stato trascritto e tramutato in un'appropriazione quasi totale di tutta quella che è la nostra vita e il nostro futuro. E questo non va bene. Ed ora un giro tra i comuni del Veneziano con altre brevi notizie. Eraclea, grave incidente poco prima delle 11 a Stretti. Una signora è stata caricata in gravi condizioni sull'elicottero e trasportata all'ospedale all'Angelo. Altre tre invece sono state portate a San Donà con traumi più lievi. A innescare la carambola sarebbe stato un frontale tra due auto, forse per un sorpasso azzardato, ma la dinamica è ancora da chiarire. Un'auto d'inerzia è finita contro il lampione che, secondo i testimoni, è finito a terra colpendo un'altra auto che stava sopraggiungendo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato il conducente che ha fatto cadere il palo e che nel frattempo si era cappottato con l'auto. La signora al volante dell'altra auto ha subito un violento trauma cranico. Marcon. I carabinieri hanno arrestato la coppia di coniugi italiani, lui 41 anni, lei 37, che lo scorso settembre aveva fatto razzia in zona commerciale. Prima un furto su un'auto parcheggiata al Valley Center, poi la rapina al vicino supermercato. Il tutto con la figlioletta di appena 5 anni. I due sono stati arrestati per rapina e furto aggravato in concorso. Carcere per lui, domiciliari per lei. Durante la perquisizione in casa l'uomo è stato anche trovato con una piccola dose di hashish che ha fatto scattare a suo carico anche la segnalazione amministrativa alla prefettura. Eraclea. Violenta rapina in piena notte. Vittima il titolare di un bar finito nel mirino di due ladri che lo tenevano sotto controllo aspettando il momento giusto per colpire. L'uomo infatti è stato aggredito verso le due alle spalle, tanto che non è nemmeno riuscito a vederli. Gli hanno rubato il borsello con l'incasso, circa 700 euro in contanti, poi sono fuggiti. Sul posto poco dopo sono giunti i carabinieri, ma della coppia di ladri nemmeno l'ombra. Alla vigilia del voto per le province parla la neopresidente di ANCI Veneto, il sindaco di Milano Maria Rosa Pavanello, che lancia un messaggio chiaro al governo Renzi. Sentiamolo.
Preoccupata per la possibile mancanza di risorse, Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano e neo presidente di ANCI Veneto, parla a poche ore dal voto che rinnoverà i consigli provinciali veneti, eccezione fatta per Venezia, unica provincia realmente abolita e trasformata in città metropolitana, per il momento commissariata, poi si vedrà. La nuova numero uno dei sindaci vuole vederci chiaro perché senza i fondi vengono a mancare i servizi. E poi c'è tutto il tema delle risorse finanziarie, ma questo è un tema che noi ovviamente porteremo sul tavolo, ma poi va discusso a livello nazionale, perché purtroppo lo sappiamo, sono le leggi di stabilità che decidono le risorse. E portando esempi concreti di quanti soldi mancano, dobbiamo agire per tentare un cambiamento, altrimenti non siamo in grado di garantire i servizi. Saranno amministratori del territorio a sedere sugli scranni del nuovo consiglio provinciale. Il numero di eletti però dimezza. Si rischia, secondo la Pavanello, una sorta di spending review in termini di rappresentanza. Si tratta di capire quanto i sindaci riusciranno a fare rete, perché diminuendo la rappresentanza, perché abbiamo visto che, insomma, che di media c'erano consigli provinciali di una trentina di consiglieri, adesso si passa a 16, bisogna aiutare i sindaci e i comuni a fare rete, perché ci sarà un unico rappresentante per alcuni territori, per cui bisogna aumentare la capacità di far rete, e questo potrebbe diventare un vantaggio, però è evidente che è anche un cambiamento culturale, per cui che necessita di un percorso di accompagnamento. Siamo ora allo sport con il basket, perché domenica ci sarà il debutto in campionato della nuova Reier maschile ad Avellino. Ne parliamo con coach Recalcati. Domenica sarà una giornata importante per l'Umana Reier, con l'esordio della squadra maschile e il debutto di quella femminile al Palasport Tagliercio. Inizia un nuovo campionato. Secondo coach Recalcati, la squadra arriverà ad Avellino nelle condizioni ideali. Arriveremo poi alla partenza di domani per Avellino, insomma, credo nelle condizioni ideali. Ciò che abbiamo detto due giorni fa non è che cambi su Moss per quanto riguarda Stone, sul fatto dei carichi di lavoro, sul fatto che Goss, però la partita di Cancù mi ha dato veramente, avevo questa percezione e la settimana me l'ha confermata, di avere un Goss molto rinfrancato da quel punto di vista. La nuova squadra maschile dell'Umana Reier è dunque carica e pronta a dare il meglio di sé, per se stessa e per i tifosi, che sono sempre di più. Adesso il campionato si comincia a fare i conti con i due punti, per cui tutto viene fatto nell'ottica di essere nella migliore condizione possibile, che vuol dire che verso settimana si scarica il lavoro dal punto di vista della qualità, della quantità, si cerca di più qualità, più attenzione da parte dei giocatori. Ed è una partita dove, appunto, proprio per questo motivo qua, la prima non è mai uguale al precampionato, proprio perché ci sono delle componenti emotive e anche di verifica che si fanno a partire dalla prima del campionato. Quindi saremo noi, tutte le squadre, così attenti anche a percepire effettivamente il momento di condizione della squadra. Appuntamento domenica alle 18.15. E vi ricordo, questa sera alle 21.05 su Rete Veneta uno speciale sulla tragedia del Vajont, mentre domani alle 9 il Santo Rosario e a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa dalla Chiesa di Rocca di Cornuda, mentre alle 13.15 idea e formazione, alle 17.50 non perdete l'appuntamento con Agricoltura, mentre alle 14.30 andrà in onda la replica dello speciale di questa sera sul Vajont, e alle 21.05, come vi abbiamo ricordato nel corso del nostro telegiornale, lo speciale focus inchieste sull'assalto del turismo di massa a Venezia. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci.